Consigliere Fuccio, un appuntamento importante, quello del Consiglio Comunale di mercoledì, si tratterà dell'esternalizzazione dei tributi. Lei è stato sindaco di Casoria, conosce bene la questione. Secondo lei è una cosa giusta o Casoria rischia di pagare un'altra scelta sbagliata? Allora, guardi, il tema è posto correttamente da parte sua, ma meriterebbe un approfondimento. Chiedere se è giusto o non giusto l'esternalizzazione, la mia risposta sarebbe troppo vaga. Io ho ereditato un comune che aveva una riscossione molto bassa e quindi non abbiamo potuto fare assunzioni perché c'era a nostro avviso ovviamente, un limite legato alla situazione economica finanziaria che noi avevamo ereditato da precedenti amministrazioni e quindi abbiamo cercato di affiancare l'ufficio con strumenti adeguati per poter affrontare il tema dell'evasione fiscale. Nella scorsa campagna elettorale, quella che si è tenuta, che ha visto poi vincitore questo sindaco, il dominus della maggioranza, il senatore Tommaso Casillo, ha palesemente dichiarato che lui era contro la esternalizzazione dei tributi. In questo disastro amministrativo di questi 20 mesi, oggi rispunta l'esigenza di dover esternalizzare il servizio. Premesso che c'è stato un altro elemento che è fondamentale. Questa amministrazione, prima della campagna elettorale delle regionali, ha assunto 25 unità. E cosa che io ritengo paradossale, nessuna di queste assunzioni è andata a rinforzare il core business del nostro comune, dell'ente, ovvero l'ufficio tributi. Addirittura è stato chiamato un dirigente per rinforzare l'ufficio tributi, che era il dottor Ciro De Rosa, al quale sorprendentemente è stato poi affidato un altro settore, congiuntamente ai tributi, che è quello delle politiche sociali, dove vi era la dottoressa Lida Di Napoli, che giusto per la cronaca, non perché sia un elemento, è la cognata del senatore Casillo, è stato affidato l'ufficio delle politiche sociali, ufficio che era stato, ripeto, assegnato alla dottoressa Napoli in quanto vincitrice di quel concorso per quella categoria. E allora è evidente che sembra tutto predefinito, quindi come se si volesse arrivare all'esternalizzazione dei tributi a prescindere da una possibilità invece di risolvere il problema dell'ufficio tributi, che era quello di avere sicuramente una carenza di personale e di non avere strumenti adeguati, ma che in quell'ufficio risiedano figure, come io ho detto già nella mia amministrazione, di grandissimo profilo, a partire dal responsabile, il dottor Giuseppe Chiavolanza, ma insieme ad altri quattro perlomeno dipendenti che con grande fatica e con grande difficoltà hanno retto quell'ufficio per tanti anni. Assurdo che si ritiene invece che l'unica soluzione per poter risolvere un problema così importante è regalare a dei privati un aggio per la gestione di quel settore, che ripeto è un settore strategico, è quello che consente la benzina per il movimento della macchina dell'ente. Quindi, cosa dire? Questa insieme ad una serie di, diciamo, di sciatterie che stanno all'interno di questa delibera che si propone al Consiglio Comunale, fa nascere l'esigenza di dire no a questa esternalizzazione. Le aggiungo un dato, noi abbiamo fatto un'interrogazione come opposizione che ho presentato ieri e che spero abbia un riscontro prima del Consiglio Comunale, dove noi abbiamo, non mi risulta che l'ente abbia una capacità complessiva del 40% dei tributi. Io penso che ci sono dei settori nei quali noi incassavamo molto di più, dei tipi di, non più che dei settori, mi perdoni, dei tributi che noi incassavamo in una maggiore quantità e dei tributi che noi incassavamo sicuramente di meno. Ora, il tema è, anche rispetto a questo, io avrei immaginato
di esternalizzare la coazione del tributo, cioè quindi del recupero del tributo. E avrei immaginato di lasciare tutto in capo all'ufficio con un affiancamento, ripeto, un affiancamento che sarebbe costato poco e che avrebbe consentito all'ente di mantenere la sovranità rispetto alla gestione del tributo medesimo. Resta grave, al netto di quello che sarà il futuro già in recente passato, se in 25 assunzioni per 20 mesi non si è ritenuto che alcune di queste dovessero servire a potenziare quell'ufficio nell'immediato. Evidentemente io penso che il Comune abbia perso in questi 20 mesi delle grandi opportunità. Premesso, la difficoltà del recupero del credito non si risolve con l'esternalizzazione, ma questo io ricordo l'incontro che feci a Roma con il dottor Verde, che è il responsabile nazionale degli enti locali. Alla mia presenza c'era il dottor De Rosa e l'architetto Napolitano, oltre che due consiglieri comunali, il quale ci sconsigliava due cose: la dichiarazione del dissesto del comune e l'affidamento sic et simpliciter a soggetto terzo per il recupero dei tributi. Questa amministrazione sta per compiere tutte e due le cose che un uomo di Stato, qual era ed è il dottor Verde, ci aveva consigliato. Ha già dichiarato il dissesto finanziario, attenzione, non appena insediato, dopo un anno, cioè avendo consumato 25 assunzioni, la nomina dei due dirigenti, avendo lasciato l'ente in un disastro, ribadisco il concetto, disastro amministrativo, dopodiché ha dichiarato il dissesto. Per completare il quadro, per cercare di fare tutto ciò che non si doveva fare per ben amministrare, si doveva esternalizzare tutti i tributi, e quello lo stanno per fare. In realtà l'appuntamento di mercoledì, quello del Consiglio Comunale di mercoledì, è un appuntamento anche politico. Dopo la crisi nata negli ultimi mesi, con l'uscita di 5 consiglieri comunali dalla maggioranza e insomma una nuova giunta, insomma, qual è il quadro politico che Casoria vive in questo momento, prima di questo consiglio comunale? Insomma. Guardi, allora, il quadro politico è disastroso, ma non lo dico io, il quadro politico è disastroso perché si è arrivato alla evidenza che abbiamo l'ennesimo sindaco copertina di un libro che ovviamente è scritto da altri, che non ha ritenuto di dover fare alcun passaggio serio rispetto e pubblico rispetto al fatto che 5 consiglieri comunali rappresentativi di 5.000 elettori della sua coalizione abbiano abbandonato quell'esperienza amministrativa e ha ritenuto che bastava semplicemente recuperare qualche consigliere che oggi si chiamano resilienti, che mi fa tanto sorridere perché ora è utilizzata anche nelle scritture dove si comunica la scelta politica, si parla di resilienza. Io inviterei a consultare la Treccani, che tra l'altro io ho qui, per capire bene cosa si intende per resilienza. In questo caso siamo di fronte ai soliti voltagabbana del passato, cioè quelli che parlavano del bene del paese, diciamo, ma che in fondo si trattava di attaccamento alla poltrona. C'è poco da discutere perché sennò si rischia di fare della filosofia. Attenzione, tutto legittimo almeno da un punto di vista formale, diventa fortemente legittimo da un punto di vista sostanziale, perché un paese che in questo momento meriterebbe sia a livello nazionale ma soprattutto a livello locale una gestione forte e soprattutto una visione del futuro, di fronte al recente passato, cioè questi 20 mesi di totale inesistenza, il fatto che si arrivi a immaginare una nuova amministrazione con un pezzo di maggioranza che si è andato via, con l'acquisto di 3 consiglieri comunali, io penso che qua il problema diventa di ordine più generale e diventa soprattutto la incapacità, la impossibilità per un soggetto che già ha rappresentato niente in questi 20 mesi a guardare al futuro di questa città, che purtroppo resta
una città fortemente sfortunata. Tornando sempre al Consiglio Comunale di mercoledì, sarà ancora una volta in streaming. Devo ammettere, insomma, devo dire la verità, che nell'ultimo Consiglio Comunale ho cercato di seguire, ma ho avuto notevoli difficoltà proprio a capire anche solo i presenti tra i consiglieri comunali. Beh, voi avete scritto al prefetto, ma da quello che ho capito comunque sarà svolto in streaming. Un consiglio comunale così importante, con una maggioranza così risicata, beh, insomma, cosa ci vuole dire in merito e se loro hanno intenzione di intraprendere ancora azioni in merito a questa cosa? Allora, guardi, nella domanda c'è anche la risposta del perché streaming. Un consiglio comunale così importante, con una maggioranza così risicata, conviene farlo streaming, perché evidentemente diciamo, si cerca di lasciare a casa il dibattito. Guardi, io ho partecipato ad una conferenza di capigruppo come ospite, perché non sono capogruppo, ma essendo aperto al pubblico ho partecipato. E ho ascoltato il dibattito dei capigruppo, maggioranza e opposizione. Mi sono permesso, autorizzato dal Presidente del Consiglio, di fare un intervento in quella discussione, perché facevo riflettere gli amici consiglieri su di una questione sempre di natura generale e che risponde ancora una volta a quella esigenza egoistica, poltronistica di questa maggioranza. Perché l'assunto è: siamo in zona gialla, quindi, come dire, mantenendo diciamo il rispetto delle regole, si possono svolgere tranquillamente i consigli comunali. Parliamo di un'attività che non si svolge tutti i giorni, ma che si svolge una volta a secondo dell'esigenza. Tra l'altro, il Comune di Casoria è noto per non aver fatto un consiglio comunale né in streaming né in presenza in tutto il periodo del lockdown. Quindi non abbiamo questa preoccupazione di chissà quale flusso di persone. Parliamo di un'aula consigliare che sarà all'incirca di 700 metri quadrati e che 40 persone, compresi i dipendenti, tranquillamente possono viverla mantenendo più di un metro di distanza di sicurezza. Parliamo di uffici che ormai sono aperti al pubblico, dove non sono rispettate in quei casi tutte le norme anti-Covid, con dei rischi quotidiani per la città. E noi invece ci siamo preoccupati di chiudere l'unica, diciamo, fonte di dibattito politico nelle sedi istituzionali per paura, o meglio, disse il Presidente, perché io penso alla vostra salute. Io ringrazio il Presidente Capano, che pensa anche alla mia salute, lo disse anche in Consiglio Comunale, lo dirò a mia figlia, che deve stare tranquilla perché a papà ci pensa Capano. Ma detto questo, io penso che chiudere in questo momento il Consiglio è anche un'immagine all'esterno che è sbagliata. È come chiudere il Parlamento, è come chiudere le uniche sedi che sono deputate a far capire alla città, ad una comunità, che noi dobbiamo stare aperti, dobbiamo andare avanti, ma dobbiamo essere rispettosi delle regole, che è una cosa diversa. Non in quelle sedi perché c'è un problema politico evidente, non perché certo si voglia pensare alla mia salute o a quella di altri consiglieri comunali, ci si va a rintanare nelle proprie case. Ovviamente, vista l'arroganza, perché poi, guardi, al netto, diciamo, della incapacità, incompetenza, impreparazione, che ormai è abbastanza oggettiva dell'attuale classe di governo. Io aggiungo, c'è anche un'arroganza nelle scelte. E allora, di fronte a questa arroganza, l'unico strumento che ci resta è quello di ricorrere alla giustizia amministrativa, perché lei faceva riferimento ad un consiglio comunale dove ci sono state diverse problematiche di natura legate alla partecipazione dei consiglieri comunali, e siamo di fronte ad un ennesimo, diciamo, non voglio usare parole grosse, ma di brutta figura, mettiamola così, per la democrazia casoriana, quella di aver chiuso un consiglio, l'aula del consiglio,
ripeto, per assecondare esigenze politiche, non certo per una tutela né dei consiglieri né della città. E tra l'altro, giusto per chiudere, ricordavo in quell'intervento che in tutti i comuni vicini, confinanti, noi abbiamo consigli comunali che si svolgono regolarmente e tra l'altro in aule consigliari assai più piccole di quelle che abbiamo noi. Quindi è del tutto ingiustificata la ragione di natura di tutela della salute pubblica, che in questo caso diventa la scusa, e questo è ancora più grave, perché dà la diciamo, rappresentazione della incapacità, come è stato dimostrato in questi 20 mesi, di affrontare un tema così importante come quello dell'emergenza sanitaria. Noi sul territorio non abbiamo avuto controlli per tutti e 20 mesi. Oggi come in passato, si è utilizzato il Covid come scusa per cercare di risolvere o di parare dei problemi politici ben più seri. Guardate, se andiamo avanti così, io penso che non c'è più una questione legata solo al problema, diciamo, della pandemia sanitaria. Qua siamo di fronte ad una pandemia politica verso la quale dobbiamo al più presto trovare un vaccino, perché per questo non è stato ancora trovato.